Nella mattinata odierna, personale della Digos di Torino, in collaborazione con quello dell'omologo Ufficio di Verona, ha eseguito una misura cautelare in carcere messa dall'autorità giudiziaria di Torino a carico di un anarchico catanese di 40 anni, residente in provincia di Verona, per fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo. L'attività di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, rappresenta un corollario dell'Operazione Scintilla, eseguita lo scorso 7 febbraio dalla Digos di Torino, che ha consentito di arrestare sei militanti libertari riconducibili al centro sociale asilo, sgomberato contestualmente all'esecuzione delle misure restrittive, per aver promosso, costituito, organizzato e partecipato a un'associazione sovversiva. In particolare è stato possibile ricondurre all'associazione anarchica investigata il compimento di 21 attentati, di cui 15 perpetrati mediante l'invio di pilichi postali ed esplosivi a ditte e società con sedia a Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari e Ravenna, impegnate in attività di supporto alla gestione dei centri per rimpatri, e 6 mediante la collocazione di ordini rudimentali, taniche di benzina con un esplosivo, davanti all'ufficio di posta italiane di Torino, Bologna e Genova. Le ulteriori indagini svolte dalla Digos hanno consentito di attribuire in particolare all'anarchico la fabbricazione di materiale del plico esplosivo, indirizzato alla società La Disa, ma recapitato nel 2016 alla sede della società IGEAM. L'ordine esplosivo, contenuto in una busta tipo pluriball, era costituito da un sistema di attivazione con batteria 9V e nesco mediante lampadina alogena, con bulbo di vetro rotto e filamenti a contatto con carica esplosiva, costituita da circa 22 g di polvere pirotecnica con attivazione all'apertura della busta. Sì. Rappresenta inoltre che lo scorso 30 marzo, in occasione della manifestazione internazionale indetta dal Movimento Anarchico a Torino per protestare contro l'operazione Scintilla e lo sgombero dello storico centro sociale asilo, l'uomo era nel blocco nero dei Libertari intercettati in via Osta e successivamente denunciati per il possesso di diverse decine di caschi, maschere antigas, mazze, bottiglie con liquido infiammabile, biglie e bocce di ferro, abbigliamento per travisarsi e medicinali per lenire gli effetti dei gas lacrimogeni.